Siamo ai primi di marzo. Il ciclismo, quello almeno dalla divisa classica, viene inaugurato dalla più vecchia delle nostre corse, la Milano-Torino, anno di nascita 1876. Vincitore Magretti, un ingegnere. Soggetti ai capricci del tempo, i corridori hanno freddo, viaggiano ancora con le maniche lunghe. Quello della Milano-Torino è un ciclismo a suffragio quasi universale, pieno di ansia e di allegria. Con un accento che sta fra il serio ed il faceto, esso annuncia il ritorno alle corse di Loretto Petrucci, assente ormai da 12 stagioni. Petrucci, anni 38, del corridore possiede ancora lo spirito, ma ha perduto la linea. Resterà impiccato sulla salita di Moncalvo. Tra i personaggi d'occasione v'è anche Giuseppe Beghetto, il re degli sprinters, riconvertito per un giorno alla strada. La corsa, dopo una lunga galoppata in pianura, scioglie definitivamente le file sulle colline che guardano il Po. Verso Superga restano in otto: Bitossi, Gimondi, Adorni, Motta, Ziglioli, Dancelli, Ritter e Armani. Selezione aristocratica. La volata, sulla pista del motovelodromo torinese, è dominata da una coppia della Filtex. Vince Bitossi, secondo è Ziglioli, che saluta con la mano la vittoria del compagno, al quale ha aperto con abilità la strada. Media 41.958. Valdemaro Bartolozzi, che ha ben regolato il passo ai propri atleti, è già in grado di proporli come primattori. Bitossi resterà sull'arco per tutta la stagione. Vincerà 17 corse, il suo record.